Non è più un lavoro, no? Non è più solo vai, ti alzi la mattina, vai a lavorare, torni a casa, cioè è proprio uno stile di vita, come diceva Olmi addirittura, perché diceva che il contadino non è un lavoro, no? Cioè è come stai vivendo nel mondo e come ti adatti alla cosa. Nel 1959 i miei nonni che vivevano a Milano, quindi erano milanesi super cittadini, cercavano un po' una casa di campagna dove trascorrere fine settimana piuttosto che le vacanze. E prima facevano appunto, la usavano come casa di campagna, venivano qui fine settimana così, poi pian piano hanno deciso di trasferirsi, qui siamo talmente vicini a Milano che loro lavoravano a Milano, erano medici, dentisti e facevano avanti e indietro. Mio padre anche, mia sorella anche, mia mamma anche. E tu no. Io no. La terza generazione che si prende cura della cascina, però io sono la prima a essere totalmente dedicata a questo lavoro. Specialmente mia nonna, ma anche mio nonno, erano molto appassionati di vacche, le frisone all'epoca si facevano le fiere, no? Quindi si puntava tantissimo alla genetica. Allora avevano pochissimi capi, specialmente di manze, quindi vacche giovani. Non ancora vacche, ma manze appunto, e ovviamente facevano tutte queste fiere tipo pedigree, no? Proprio come si fa con i cani, quindi le portavano in giro alle fiere, vincevano un sacco di premi, hanno veramente vinto un sacco di premi nei primi anni 60-70, quindi avevano una stalla piccolina, mungevano sì delle vacche, però era molto piccolina ed era dietro dove adesso c'è la legnaia. Poi mio padre negli anni 80 ha deciso di ampliare la stalla e renderla industriale, diciamo, quindi un allevamento intensivo, mungeva 100-120 capi, tante vacche e tutto andava all'industria, perché in quegli anni lì, negli anni 80-90, c'è stato il boom del latte, no? Quindi si produceva tantissimo latte e quindi era un po' quello il trend. Adesso nel 2000, i primi anni 2000, abbiamo deciso di pensare un secondo a quello che volevamo fare, quindi abbiamo aperto la macchinetta del latte, il distributore automatico, vendere direttamente alle persone, abbiamo aperto il caseificio nel 2008 e abbiamo diminuito il numero dei capi per fare un allevamento che è un po' più sostenibile. È quella di farla vivere più a lungo, meglio, quindi più in modo più naturale possibile, con il toro da rimonta, con il vitello che beve il latte materno, così evitiamo l'inseminazione artificiale, insomma ci sono tanti piccoli fattori che noi abbiamo vacche in stalla che hanno 18 anni, 15-18 anni. Quanto vivono? Negli allevamenti intensivi 4-5 anni le mandano a casa, nel senso che non producono più. Poi l'animale sta meglio, noi abbiamo meno incombenze veterinarie, loro sono molto più in salute, poi io mi affeziono, mi dispiace, è un disastro. Abbiamo in lattazione una cinquantina di capi, quindi mungiamo circa 50 vacche che stanno producendo appunto latte. Abbiamo le gravide qui che abbiamo visto prima, che sono circa una decina, un poco meno di 10. Le manze in totale sono un centinaio. Noi le dividiamo per epoca produttiva, quindi quelle in lattazione sono insieme, le manze che sono più giovani sono insieme, man mano che crescono facciamo gruppi più grandi e insieme appunto alle vacche c'è il toro da rimonta, quindi quando c'è il momento della fecondazione ci pensa lui. Loro rimangono gravide 9 mesi, esattamente come la donna, no? Molto simile anche il travaglio e tutto quanto. Quindi ci sono dei periodi magari che ci sono più vacche in lattazione perché abbiamo avuto più parti e dei periodi che ce ne sono di meno, non come la capra o la pecora, la pecora che è più stagionale, che fa solo 2 parti all'anno. Loro ogni 9 mesi hanno un ciclo che possono produrre. Però appunto sì, ci sono delle oscillazioni sulla cosa. Loro sono quelle che mangiamo e mangiano appunto l'unifeed che produciamo noi, hanno tutto lo spazio esterno per poter girare. Adesso sono dentro perché soffrono molto il caldo le vacche. C'è un ventilatore un po' più fresco e tendono a rifugiarsi all'ombra. L'industria cosa fa? Prende il latte, lo standardizza, lo fa tutto uguale, con la stessa quantità di grasso, proteine, eccetera. Poi ti dà un prodotto finale che è sicurissimo a livello alimentare. È piatto, cioè è sempre così. E noi invece col fatto che trasformiamo il latte crudo, ogni stagione è un po' diverso. Se una volta sono arrabbiata mi viene più salato, un'estate il latte è più magro perché comunque mangiano più erba, sfalciato fresco, d'inverno mangiano più conservato, quindi il fieno piuttosto che l'insilato che produciamo sempre noi, e il latte più grasso, quindi i formaggi poi sono un po' più saporiti, un po' più persistenti, un po' più morbidi, tutto molto variabile. Questo
questo è, diciamo, un locale polifunzionale che utilizziamo sia per le degustazioni che per un po' di didattica, per lo più nel periodo invernale, autunnale, quando non si può star fuori, perché normalmente quando vengono le persone io cerco sempre di far tutto all'aperto perché mi sembra più bello sfruttare l'esterno. Era una vecchia stalla, quindi ci sono ancora le poste, sopra c'era il fienile, quindi veniva buttato giù il fieno. È stato ristrutturato appunto e mantenuto un po' come era in origine. Le vacche erano legate, perché qui si parla degli anni, ancora prima che ci fossero i nonni, negli anni 40, quindi la stabulazione era un po' quella, le vacche erano legate, non erano assolutamente libere, si mungeva alla posta e il pavimento è ancora originale, anche i soffitti, quindi abbiamo cercato di mantenere un po' la tradizione. Sì. Noi trasformiamo circa 200 litri al giorno di latte, ne produciamo un 600-700 al giorno. E una parte appunto viene trasformata, 200 litri circa, un po' di più, 150, tra yogurt, formaggi e formaggi stagionati. Una parte del latte viene venduto direttamente tramite la macchinetta del latte del distributore e il resto viene conferito all'industria. Quindi il latte arriva direttamente in caldaia dalla stalla, quindi la vicinanza ci permette anche di non raffreddarlo. Noi lo utilizziamo ancora caldo, quando esce dall'animale il latte è a temperatura corporea, quindi intorno ai 37 gradi. Noi lo raffreddiamo, lo portiamo direttamente qua, aggiungiamo il caglio che utilizziamo noi è di origine vegetale, quindi non è un prodotto totalmente vegetariano, diciamo, perché tutti non sanno, anche questa è un'altra chicca, che il formaggio in verità è fatto con il caglio animale. È strettamente vegetariano, non lo consuma, perché è fatto con il caglio, che è questo enzima che è stato dallo stomaco del vitello, del capretto, dei lattanti, insomma. Noi invece utilizziamo un caglio di origine vegetale estratto da un fungo. Queste sono alcune caciotte. Adesso le abbiamo fatte stamattina, quindi verranno girate ancora 2-3 volte. Stasera le saliamo da una parte e domani mattina dall'altra le mettiamo in cella a stagionare. Quanto stagiona? 20 giorni circa. Viene un po' dalla dimensione anche della forma, perché più è piccolina più viene pronta prima. Ho avuto una piccola illuminazione dopo che sono andata all'università a Milano a studiare, perché nell'epoca adolescenziale avevo un po' il blocco verso il Zivido, perché dicevo no, non mi piace andare a Milano, che schifo, la campagna, non voglio, voglio andare a Milano. Poi sono andata a Milano e ho detto che sto facendo? E sono tornata indietro, quindi c'è stato un attimo questo assestamento. Mio padre era sempre stato appassionato, ha sempre fatto esperimenti sul formaggio così, però non aveva mai avuto il coraggio, tra virgolette, finché noi abbiamo usato un po' le nostre energie incrociate e abbiamo deciso di farlo. Energie di famiglia. Insieme, sì. Secondo me andare in un posto dove puoi conoscere appunto addirittura l'animale che ti ha prodotto il latte, cioè non è una cosa esattamente da tutti i giorni, no? Cioè uno va al supermercato, si compra una roba, non sai neanche da niente, sai, no? Il fatto di poter vedere veramente tutto, cioè noi partiamo dagli alimenti che vanno alle vacche, siamo proprio... è tutto alla luce del sole. E lì, anche lì, cioè non ti comprerai 6 kg di formaggio, comprerai un etto di formaggio, 2 etti, 3, non so quanto uno voglia mangiare, e magari verrai più spesso. Questa è la macchina che utilizziamo per pilare il riso. È un vecchio mulino degli anni 40 che mio padre ha recuperato, una vecchia cascina. Ogni volta che si rompe un pezzo è un disastro, perché devi andare a recuperare le cinghie degli anni 20, le robe. Vabbè, lui l'ha reso elettrico perché era legato all'acqua probabilmente, tipo mulino, no? Quindi girava e proprio meccanicamente sbuccia il riso. Questo qui è il riso, si chiama risone. Praticamente è il riso con ancora il suo involucro che ha sulla pianta. Viene mandato all'industria, che butta tutto insieme, quindi tu non sai poi più che riso ti riprendi, se è il tuo, quello del vicino, quello del collega, e praticamente viene sbucciato e sbiancato molto violentemente, perché a livello industriale il riso poi in commercio lo vogliono bello bianco, lucente, noi invece lo facciamo solo proprio meccanicamente sbucciato in questo modo. Questa si chiama pula, quello che ne rimane, questo è il riso. E vedi che non è bianco bianco, cioè il riso normalmente è un po' marroncino, ma il suo bello rimane molto più integrale, più intero. Questa azione qui la macchina la fa proprio meccanicamente, è proprio per avere il nostro riso, avere tutta la filiera all'interno, cioè così abbiamo la produzione, la coltivazione, la produzione, tutto quanto all'interno della cascina. E anche questo si può vedere se uno vuole, fa molto rumore, sconsiglio, però ne vale la pena. Hai un prodotto poi che è molto molto di valore. La parte che più mi appassiona un po' del nostro lavoro è anche poter condividere tutto quello che facciamo con molta trasparenza. Infatti tanti mi chiedono: ma siete biologici? Allora
sulla carta non siamo embriologici, però potete venire a vedere esattamente come nasce un vitello, come trattiamo un animale, come lavoriamo il formaggio. Quindi preferisco la trasparenza totale in questa fase piuttosto che l'etichettina con scritto bio. Questo è un po' quello che ci ha spinto a aprire le porte e ospitare sia scuole, classi, bambini e tutto quanto, che adulti che forse è la cosa che dà più soddisfazione, no? Poter raccontare a una persona che già è grande, appunto, come funziona il tutto. E c'è comunque interesse anche da parte degli adulti? Sì, specialmente con gli stranieri. Adesso, prima del Covid ancora di più, chiaramente, perché c'era più giro e tutto quanto, ma assolutamente le persone hanno voglia di venire, hanno voglia di provare fisicamente a fare il formaggio, quindi facciamo questi bei laboratori del formaggio, seguiti sempre da una degustazione, perché ovviamente se non si assaggia non si capisce fino in fondo, però assolutamente sì, c'è la parte proprio di vedere da che parte appunto parte il latte, la produzione centrale e poi il prodotto finale, è una cosa che faccio tantissimo anche agli adulti. L'idea di fare di questa educazione, diciamo, alla natura, all'ambiente, a tutto quanto, dà molta soddisfazione. È bello anche poter condividere questo con le persone.